Buongiorno o buon pomeriggio. Ecco, allora voglio iniziare dicendo che ovviamente stiamo vivendo un periodo molto difficile, stiamo vivendo una grande crisi e sicuramente ci sarà una vita prima del coronavirus, una vita dopo il coronavirus. E pensate a tutte le cose che sono cambiate in così poco tempo e ora già adesso stiamo ripensando e dovremo ripensare a come faremo qualche qualsiasi cosa e non solo tra 5, 6, 7 anni ma anche oggi, domani, tra una settimana il futuro sta cambiando molto molto rapidamente un'altra cosa molto interessante quando pensate al futuro eh, non ci sono mai state così poche certezze come oggi. E ora tutto è cambiato nello spazio di 3-4 settimane. Quindi ecco, andrei a iniziare eh, con questa citazione di Milton eh, Friedman: Solo una crisi reale o percepita produce un cambiamento reale. Quando la crisi si verifica, le azioni che vengono intraprese dipendono dalle idee che si trovano in giro. Ebbene. Questa è la crisi, è la crisi che ci obbliga a cambiare, a, cosa, a come fare le cose diversamente. Innanzitutto è molto interessante rendersi conto, è importante rendersi conto che eh, non siamo nemmeno alla fine di questo cambiamento, è un cambiamento in itinere, è un cambiamento che andrà a... E sta già impattando tutte le persone del pianeta Terra, e parlando di me stesso, eh, parlando di questa great transformation, di questa grande trasformazione, io sono, ero sempre abituato a parlare da, davanti a centinaia e centinaia di persone. Per, per abituato a prendere decine e decine di aerei ogni anno, e ora ecco pensate alla mia vita, quanto è cambiata. Non viaggio più e parlo davanti a una telecamera. E, e re. Eh, molto spesso tendiamo a guardare il passato nello specchietto retrovisore abbiamo una tradizione, retaggi culturali quindi il passato ci guida ma in realtà noi stiamo andando I, dobbiamo guardare il futuro perché la strada davanti a noi è il futuro non serve più guardare al passato Bill Gates ha parlato della pandemia e aveva parlato eh, in un ted talk del, eh, di una pandemia ed è il rischio di una pandemia che purtroppo oggi si è verificata. Però non serve più pensare al passato. E quindi qualsiasi settore governativo, design, manufatturiero, alberghiero, la ristorazione, bisogna purtroppo o per fortuna solo guardare il futuro e non più, praticamente nel passato e nello specchietto retrovisore. Qualche esempio. Questa situazione il governo ci sta dicendo cosa fare. Sarebbe stato inaccettabile per qualsiasi governo italiano, svizzero, europeo, di dire alle persone quando uscire e quando non uscire. Ebbene in così poco tempo il governo è entrato in maniera invasiva nelle nostre vite. Poi entra un tema di fiducia, eh, però in ogni caso al di là delle opinioni personali questo è quello che è avvenuto. E poi ora appunto il tema della fiducia. Di chi ci fidiamo? Dei nostri colleghi? Del governo? Ci fidiamo solo di noi stessi? E ecco, la, questa è la situazione. Eh, vedete, è come una, un nuovo palcoscenico e poi accadono cose molto strane come questa. E, ebbene, e queste sono le novità, ecco, forse questo non continuerà, eh, perché a un certo punto eh, potremo sposarci senza mascherina, però ecco, pensiamo a questa abitudine, ebbene, i viaggi, i voli aerei non torneranno alla normalità, torneremo a viaggiare in aereo, ma non nel modo in cui abbiamo fatto fino a 3, 4 o 8 settimane fa. Ebbene. Tornare alla normalità in tanti casi non sarà possibile perché ormai la mentalità è cambiata. E se siete nel settore manufatturiero o qualsiasi cosa, anche la supply chain, la supply chain, in realtà pensavamo che fosse perfetta, in realtà no, ebbene, questa è la grande trasformazione che stiamo vivendo. Ora stiamo andando nel futuro e stiamo dicendo, allora che tipo di vita potrà proseguire? Quali, invece, quali aspetti della nostra vita invece saranno eh, interrotti, cambieranno, non torneranno più? Pensiamo eh, al turismo, eh, Milano, Roma, Venezia, le, le persone continueranno a viaggiare? Sì. Ma quando e come? Ebbene è importante porci queste domande e quindi quale parte del futuro potrà diventare parte e rientrare in questo puzzle e quindi quale altra parte invece non esisterà più. In realtà tutto dipenderà dalla tecnologia e quindi questo dovremo pensare al nostro futuro pensando alla tecnologia e nel cyberspazio. Ora ormai tutti i miei speech sono online, virtuali, eh, su qualsiasi piattaforma, eh, Zoom o altre. E ora torneremo a organizzare incontri e quindi non ci saranno più speech e eh, conferenze online? No, ormai l'80% delle persone... Eh, sarà in smart working, sarà in telelavoro, mentre in Italia prima era il 2-3-5% di persone che era in telelavoro in smart working. Ebbene, questa crisi ha portato delle alternative, la nostra mentalità è cambiata, i nostri, le nostre abitudini sono cambiate. Quindi ecco ancora una volta: non è, il futuro non è tra 10-20 anni 20 anni. Eh, il futuro è domani, ma ancora più importante, il futuro è nella nostra testa. E il futuro è già adesso: è semplicemente distribuito in maniera non uniforme. Ebbene, troppo spesso non abbiamo dedicato sufficiente attenzione a questo. Ebbene, oggi è chiaro: l'Italia è uno dei paesi più colpiti nel mondo per questa crisi e in così tanti aspetti. E. Dobbiamo pensare a quindi a come traghettarci verso il futuro, per così come sarà il futuro, un futuro che è ancora da plasmare. E cosa avverrà dal punto di vista tecnologico? Ovviamente, questo è non si sa. Eh... Queste eh... sono le lenti Microsoft e questa è una demo e vedete la possibilità di eh, quindi proiettare vedete questa persona che sta parlando e quindi essere proiettata in una stanza, quindi magari io sarò in questa stanza, in realtà questa stanza costa un milione di dollari, però ci penseremo, quindi proietterò la mia immagine di me e eh, quindi ora ci dice questa l'ologramma e vedete ora la possibilità di proiettare e quella persona parla giapponese l'ologramma parla giapponese ebbene ecco ora non si sente l'audio però ci sono i sottotitoli in inglese però l'ologramma parla giapponese ebbene questo non è domani però la maggior parte di ciò che stiamo facendo va in questa direzione va sul cloud ebbene pensiamo cl la musica film i eh, nostri libri il nostro conto corrente ormai non vi rendete neanche conto quante cose già della nostra vita quotidiana sono sul cloud e quindi la tecnologia non è qualcosa di, di vago ma sono questione di esperienze di, di, di entertainment della nostra vita quotidiana che sono già sul cloud e ora non stiamo noi nella nostra vita quotidiana vivendo con degli ologrammi al nostro fianco ma il cloud è già lì e quindi ecco ci sarà quindi questa tematica legata alla tecnologia e alla fiducia e ancora ecco pa sempre parlando di tecnologia eh, pensando a quello che le persone hanno fatto eh, utilizzando Zoom e, e decine di altre piattaforme, ebbene è una simulazione di ciò che siamo. Ecco, però è importante non confondere un ologramma con la vita reale e quindi non confondere il digitale con la realtà. La fiducia non può essere scaricata. Si tratta poi ancora di relazioni, quindi le tecnologie faciliteranno, agevoleranno la nostra vita, ma senza dimenticare mai, ovviamente, l'importanza dei rapporti umani. Ebbene, tante persone pensano che la tecnologia sia un po' come una sorta di bacchetta magica che cambia il nostro mondo, però ecco, ecco qui vedete. L'importanza di avere un contatto umano, quindi questo sarà comunque il nostro futuro ed è importante capire anche a livello di business qual è il peso che noi diamo allo strumento, al tool, alla tecnologia e quanto invece alle relazioni. Umane, ai rapporti personali e interpersonali. Ebbene, l'intelligenza artificiale è altro strumento che andrà a plasmare la nostra vita futura. Ebbene, anche qui si parla di intelligenza umana, e questa è l'intelligenza che noi abbiamo: quindi la parte sociale, la parte intellettiva, la parte emotiva, e non è come l'intelligenza artificiale. Quindi, ancora una volta, eh, in futuro, eh, bene, abbiamo le nostre macchine. Eh, a, a, a driverless e quindi non dovremo più guidare in realtà ecco non è così semplicemente eh, siamo umani non siamo macchine sicuramente e quindi ecco è importante mettere la tecnologia al posto giusto e trovare il giusto equilibrio allora questo grafico e eh, questo vedere sono le previsioni dei dati del mondo e questo i lavori che spariranno per colpa o per merito dell'intelligenza artificiale vedete quindi l'intelligenza artificiale andrà a generare nuovi posti di lavoro e a distruggerne altri e quindi alcuni tipi di lavori eh, saranno quindi sostituiti da Macchine, ma altri tipologie di lavori, di occupazioni saranno, eh, vedete, appunto. Eh Aumentati per la presenza, quindi ci saranno più posti di lavoro in alcuni tipi di settori. Eh, quindi ci sarà uno shift, uno spostamento eh, da alcune occupazioni verso altre. Della stessa cosa che è avvenuta centinaia di anni fa, dove c'erano tante persone che lavoravano praticamente nel settore primario. E poi è arrivato il settore industriale. Tante persone sono entrate nel settore industriale, poi i servizi. E quindi ci sarà eh, quindi un cambiamento da questo punto di vista vista con occupazioni che si sposteranno da un settore ad un altro ebbene ecco sarà importante eh, comunque eh, pensare alla tecnologia sarà sempre importante pensare alla tecnologia ma sempre ancora una volta lo ripeto a fare il distinguo tra vita reale e vita eh, virtuale barra digitale è quindi importante Connettersi, a volte sarà importante essere sconnessi, eh, è la stessa cosa anche nella vita reale. A volte si esce per entrare in contatto con delle persone, a volte si, ci si chiude in casa per rimanere da sole. Questa, eh, ecco, questo è un aspetto. Anche un tema: è quello della tracciatura: della possibilità di tracciare le persone. Eh, ebbene, dovremo eh, pensare anche a quello anche da questo a questo aspetto. Legato anche alla geolocalizzazione. Altro punto importante legato alla tecnologia e allo sviluppo delle tecnologie. Sto pensando al sistema sanitario, alla nostra salute, sto pensando ai vaccini. Ebbene, però, ora vedete, eh, ci, ora ci saranno degli assistenti digitali, ci sarà la possibilità di eh, quindi, un enorme investimento dopo questa crisi nel settore sanitario e nelle tecnologie eh, indirizzate a un miglioramento dei sistemi sanitari dei nostri paesi. E quindi ci sarà una convergenza di tecnologia e biologia e questa quindi è una grande opportunità eh, pensate anche a quello che avviene nei nostri sistemi di previdenza sociale nel sistema sanitario altra cosa il, il cibo l'alimentazione e quindi la possibilità di coltivare prodotti in laboratorio oppure la carne artificiale Ecco, e vi posso garantire che, non, che ha un, il gusto non è poi così male come si potrebbe pensare. Quindi anche il settore alimentare eh, andrà a essere oggetto di importanti investimenti dal punto di vista tecnologico e quindi ecco ci sarà un grande boom ci saranno grandi investimenti in, nel settore dell'alimentazione dell'agricoltura perché ovviamente già per esempio con l'agricoltura di precisione già questo avviene e ancora di più sarà parliamo di aziende di business di settore manufatturiero e quindi come ho scritto nel mio libro eh, tecnologia versus umanità ebbene eh, Cosa sta avvenendo? Vedete, allora non siamo neanche nella quarta rivoluzione industriale. Come tante persone hanno detto, siamo ormai nella quinta rivoluzione industriale, quella legata all'intelligenza artificiale e quindi. Un mondo in cui le tecnologie sono in grado di fare tutta l'attività di routine. E allora l'automazione ormai è un fattore chiave nel creare nuove opportunità. Pensate ad Amazon che è il re dell'automazione, eppure ha assunto 250.000 persone in un anno. Ancora una volta. Eh, la tecnologia andrà a sfidare il mondo del lavoro. Però non sono così preoccupato dalla, eh, dai posti di lavoro che, saranno, eh, che andranno a scomparire, perché ce ne saranno di nuovi che andranno a sostituire quelli che magari andranno a scomparire. Pensiamo anche ai social media: eh, in passato. Eh, Fino a pochissimi anni fa c'erano solo poche migliaia di persone che lavoravano nei social media, i social media erano solo un motivo di, di svago personale, mentre ora ormai i social media sono un business ampiamente a tutti gli effetti. Quindi pensate anche a questi risvolti, a come il mondo si è evoluto così rapidamente in così poco tempo. Ebbene, dobbiamo quindi diversificare la supply chain. Alcuni parlano di globalizzazione dicendo che è una cosa negativa. E secondo me la globalizzazione non, non potremo più tornare indietro. Ah, sicuramente no. Dovremo quindi cambiare, dobbiamo utilizzare più tecnologie per eh, trovare percorsi alternativi in caso di crisi, in caso di problematica come è avvenuto ora. Quindi, è inutile lottare contro la globalizzazione perché ormai il nostro mondo è globale. Dobbiamo semplicemente eh, trovare il giusto, il giusto modo per gestire eh, la eh, globalizzazione e fare in modo che la globalizzazione sia a nostro vantaggio. Arrivo quindi al punto cruciale della mia presentazione e quindi ecco questa è avio hanno eh, inventato in, vedete questi sedili di aereo con eh, il plexiglass laterale e quindi ora come possiamo per tante persone dicono come possiamo parlare di distanziamento sociale in un aereo ebbene quattro Punti sul futuro immediato, diciamo per i prossimi 12 mesi, 2 anni: innanzitutto sopravvivere. Ebbene, ora dobbiamo semplicemente sopravvivere, sfruttare tutto il supporto possibile, quindi collaborare, essere gentili con e collaborativi con il proprio staff, con i propri partner, con i propri clienti. E c'è chi non lo è stato. E quindi, perché? È importante fare le cose giuste in questo momento perché quando tutto sarà superato le persone si ricorderanno. Quindi primo punto sopravvivere, secondo adattarsi, trovare nuovi modi per andare avanti. Ogni giorno dobbiamo adattarsi. Io sono il primo eh, che si sta che sta provando ad adattarsi dalla presenza fisica a una presenza virtuale. Poi Collaborare, collaborazione, non c'è più competizione. E quindi quello che posso, che posso dirvi è che ci sono tante aziende che devono collaborare e che andranno a collaborare. Per, e in questo caso, eh, vale davvero eh, il modo di dire in cui insieme si fa la forza. E quindi ecco, sopravvivere, adattarsi, collaborare e poi trasformare. E ho letto il digital design manifesto eh, il manifesto del design digitale ebbene dobbiamo pensare diversamente è inutile pensare al passato perché non torneremo più al passato ebbene ecco questo è un test immaginario ovviamente e magari dovremmo prendere questa pastiglia per essere immuni prima di un viaggio aereo magari ecco eh, speriamo che ci sia presto un vaccino per ora non sembra così eh, perché magari se le persone vogliono andare negli Stati Uniti in Australia magari bisognerà prendere una pillola che ci renderà immuni per un lasso di tempo temporale oppure che andrà a testare il nostro livello di anticorpi ebbene ecco Lufthansa, per esempio, ieri ha annunciato eh, ieri che eh, ci sarà tanto che passeranno tanti mesi prima di tornare alla normalità per i voli intercontinentali. E poi le crociere, anche questo perché. Eh, sarebbe dif difficile sfido chiunque in questo momento a essere felice di entrare in una nave con altre 5.000 persone sconosciuti però ecco questo è un altro business eh, che sarà in difficoltà magari ecco ditemi anche voi cosa ne pensate però ecco penso che eh, è import sarà importante eh, pensare a nuove alternative di viaggio di divertimento e poi la televisione, nuovi programmi, Bisogna... andremo a cambiare canale e nel senso metaforico di passare a uno step successivo. Ci sarà il business as usual nel mondo della televisione. Ebbene, eh, andremo magari a qualche cosa, e magari torneremo ai ristoranti, a... torneremo a guidare, ci sarà un po' di distanziamento sociale però ecco, dovremo cambiare canale sicuramente. Una cosa importante nel settore turistico, penso che eh, conosciate questo posto meglio di me, è, è la zona che preferisco, il quartiere che preferisco di, di Milano e chiaramente il turismo è di fronte a una sfida incredibile, però due cose eh, positive. Ecco, qui potete, ci, sono, ci saranno più... Turismo, ci sarà più turismo locale, quindi ci sarà una sorta di passo indietro, nel senso che è vero, il turismo internazionale sarà difficile per il momento. E ovviamente l'Italia beneficiava enormemente dal turismo internazionale. Però ecco, sfruttiamo il turismo locale. Quindi un turismo diverso, un turismo sostenibile, magari non più il turismo di massa a cui eravamo abituati in alcuni, in alcuni luoghi, in alcune location. E quindi torniamo indietro, sopravvivere, adattarsi, collaborare e trasformare. Ecco, questo è un altro esempio. Eh, ecco, eh, mi piacerebbe essere qui in questo momento. Ecco, eh, non credo che, eh, che qui in questa spiaggia ci saranno eh, pannelli di plexiglass Forse in altre spiagge sì, non in Sardegna, e ecco, e questo invece è un ristorante. E questo è adattarsi, e quindi, ecco, magari ci sarà quindi del plexiglass tra un tavolo e l'altro, quindi si tornerà a una sorta di privacy. Ebbene, eh, parliamo, voglio parlare anche di cambiamenti climatici: eh, è un argomento un tema ora che è meno prioritario rispetto al, a quello del coronavirus, però è un tema che è sicuramente importante e gli effetti del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici sono enormi e, e i cambiamenti andranno a impattare sulla nostra vita per i prossimi anni. E pensate a quello che possiamo vivere, a quelli che saranno le conseguenze per le popolazioni in alcune aree del pianeta, soprattutto. Quindi, ecco, è un'opportunità importante. Eh, pensate, sfruttiamo questa crisi, questo momento di crisi. Per migliorare la situazione dal punto di vista climatico, pensiamo, pensiamo alle carbon tax, quindi, ecco, quindi, magari anche gli spostamenti. Prima parlavo di viaggi, eh, di, biaggi, di di spostamenti e rotte internazionali di crociere. Ebbene, pensiamo all'importanza della sostenibilità. Quindi, a livello di business, la sostenibilità è fondamentale. Quelle aziende che non saranno sostenibili non potranno avere successo. Quindi, ecco, a live... quindi pensiamo all'economia circolare a questo genere di eh, economia sostenibile, e poi il Covid-19 sta accelerando la fine del petrolio. L'economia basata sul petrolio sta per finire. Aziende oil and gas o basate su combustibili fossili. Ebbene, in questo momento, l'80% dell'energia del pianeta si basa su combustibili fossili, ma Ormai questo pensiamo ora, ecco, al prezzo del petrolio e eh, cos'è avvenuto al prezzo del petrolio al barile, è stato un crollo e quindi è un business che sicuramente eh, sarà impattato e la fine del petrolio è vicina. Ovviamente non siamo ancora alla fine del petrolio, ma si sta sicuramente avvicinando. Anche qui, ecco, eh, ci aspettiamo questo ecco vediamo queste sono tutte le fonti di inquinamento eh, ma tra un anno o due eh, se non risolviamo la situazione il livello delle carbon tax che dovremo pagare a livello eh, nazionale andrà a schizzare alle stelle pensiamo anche quindi a eh, navi da crociera che magari si trasformeranno in barche a vela eh, oppure aziende che utilizzeranno energia eolica, ag aziende agricole che eh, la saranno meno intensive, ebbene questo è qualcosa a cui dobbiamo pensare per il nostro futuro. Arrivo al punto finale, arrivo a quello che è la politica, il governo, viviamo ora in un momento di grandi stati, di sovranità dello Stato, eh, ormai... Lo Stato, come per esempio in Svizzera, ormai abbiamo un, uh, lo Stato che decide per noi. È vero, in Svizzera siamo più fortunati che in altri paesi, ma dalla Nuova Zelanda all'Islanda, al Sud America, ora questo virus ha eh, invaso le nostre vite e abbiamo dimenticato l'importanza e a volte la pervasività dello stato dei governi nelle nostre vite e anche questo è un dibattito aperto e mi fa pensare all'Europa, qual è il futuro dell'Europa Eurobond, Corona Bond è un momento di costruzione o di distruzione? È un momento di eh, solidarietà Oppure di isolamento, vedete eh, in questa eh, metafora grafica: vedete quindi eh, l'Europa tra Cina e Stati Uniti. E quindi parleremo di Europa e di Unione Europea oppure parleremo di Stati Uniti d'Europa? E ho letto alcune ricerche. Eh, dicendo che eh, il 46% degli europei non ha fiducia nella Germania rispetto a quello che sta avvenendo e lo posso capire però guardando il futuro dobbiamo risolvere questa problematica insieme Anche, ancora una volta è fondamentale avere fiducia nella Commissione europea nel Parlamento europeo come guida questo è il nostro futuro vivremo in una società globale in cui sarà fondamentale collaborare per cibo, acqua, scienza, alimentazione, sicurezza e tutto quello che riguarda, che è vitale per le nostre, per le nostre vite, guardate ora il debito, eh, il rapporto debito-PIL. E come sta? Questo è il livello è solo il livello del debito, eh, però appunto il rapporto debito PIL è sicuramente noto a tutti voi. E quindi, quindi c'è una crisi della fiducia e non solo una crisi generata dal coronavirus. E quindi ecco anche una banale stretta di mano domani saremo in grado di stringere la mano a una persona che abbiamo appena incontrato. Ecco, ebbene, mi piace questa, questa immagine, l'immagine di queste bambine è come i nostri clienti che magari vengono lanciati in aria, sono stati lanciati in aria da questa crisi, ma si aspettano che voi eh, li teniate tra le vostre braccia quando stanno per cadere. E quindi ecco, è una fiducia ancora che si va a creare. E quindi eh, ci aspettiamo, è fondamentale, ci si aspettano atti di solidarietà in tutto il mondo, di condivisione. Ebbene, io ho la fiducia di pensare che tutti gli esseri umani abbiano un senso di eh, condivisione e di eh, bontà al loro interno, per cui allo certo, a un certo punto ci sarà solidarietà. Questa è un'immagine che ovviamente capite meglio di me. E, eh, ebbene, eh, davvero, questo è un punto che secondo me eh, sarà la guida il faro, la luce del nostro futuro e che eh, guiderà anche tante aziende. E in contrasto Airbnb, per esempio, ha dimostrato che per esempio no, ha detto che non andrà a rimborsare eh, per esempio eh, e quindi eh, andrà comunque a eh, per esempio a trattenere le commissioni Ebbene, ecco, ci sono due modelli diversi, da un lato chi può metta, chi non può prenda dall'altro il modello di Airbnb che ha detto che non rimborserà le commissioni. Allora, questo è il futuro. Eh, vedremo eh, sarà un futuro in cui saremo chiusi e isolati sotto la nostra campana di vetro oppure un futuro in cui andremo a collaborare a generare nuove idee a pensare eh, fuori dagli schemi io punto su questo secondo su questa seconda immagine e vado a chiudere con le quattro parole chiave che ci aiuteranno a uscire dalla nostra crisi sopravvivere adattare collaborare e poi generare avere nuove idee che andranno a trasformare il nostro business model a cui siamo abituati ci sarà solo il mondo online? Sicuramente no. Ci sarà una maggiore coabitazione tra mondo reale e mondo virtuale, assolutamente sì. E come ora in questo momento eh, ora sono qui a casa mia eh, e spero la prossima volta di potervi incontrare di persona, ma comunque il mondo reale non sarà sarà sicuramente accompagnato dal mondo virtuale. Dobbiamo essere lungimiranti Dobbiamo pensare alla vita tra una settimana, tra un mese, tra un anno ed avere comunque fiducia, indipendentemente dal business in cui ci troviamo. Dobbiamo pensare a nuove idee, a nuove idee che ci possono aiutare, adattandoci alle nuove realtà che si presenteranno davanti a noi. Vi ringrazio, vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, ovviamente, ora è il tempo delle domande eh, via chat. Vediamo eh, con Gianluca. E, ecco, in ogni caso, sono qui assolutamente a vostra disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato finora. Grazie mille Gerd per tutti i contenuti che hai condiviso con noi in questi 35 minuti iniziali. Ebbene, ora eh, diamo il via alla seconda parte di questo webinar e andremo a quindi, rispondere alle domande che nel frattempo abbiamo ricevuto. Ricordo a tutti i partecipanti di eh, utilizzare la chat per inviare delle domande eh, in inglese oppure anche in italiano e poi ovviamente ci sarà la possibilità di eh, tradurre in tempo reale o lo faccio io oppure ci sarà la possibilità di tradurle comunque per Gerd Leonard. Allora, innanzitutto un paio di domande eh, che vanno a coprire un pochino gli stessi argomenti che già hai affrontato. Eccola, il futuro dello smart working e il futuro delle sedi centrali, diciamo delle aziende, vado a leggere in particolare queste due domande. Nei paesi avanzati, in termini di smart working, qual è l'equilibrio tra i giorni a casa e i giorni al lavoro? Cioè, è possibile trovare una specie di regolamentazione, una gestione di questo equilibrio? Quali sono i limiti di uno smart working? Ampiamente applicato, ovviamente. Questa situazione, questo virus ha stressato il nostro modo di lavorare, però, ecco, e eh, vi chiedo, e le chiedo, eh, ti chiedo, Gerd. Di unare a rispondere anche a questa domanda che sto per farti, allora, qual è il futuro delle sedi centrali, del quartier generale? Perché questa crisi ha mostrato che non serve e che non serve che tutti noi andiamo in ufficio. Quindi, quali sono eh, queste nuove relazioni e interazioni per la creazione di nuove idee? Ho pubblicato un video che si intitola How the Future Works, Come funziona il futuro, che va un pochino a illustrare queste tematiche. Vado a rispondere eh, brevemente a queste, a queste domande. Dico sempre. Che la cultura è la tecnologia per colazione, nel senso che la cultura serve per qualsiasi cosa. La cultura è diversa in ogni paese: è diversa in Svizzera, in Italia, in Portogallo, in Spagna. Ogni paese ha la propria cultura e si parla di cultura in termini di lavoro. E quindi eh, lo smart working è già piuttosto comune in alcuni paesi asiatici, Corea del Sud, in alcune zone degli Stati Uniti. L'Europa è un po' reticente. Eh da questo punto di vista però ora possiamo sicuramente dire che eh, stiamo provando nuove cose ci siamo resi conto che lo smart working si può fare è fattibile e questo sicuramente cambierà le città quindi punto di partenza eh, i prezzi eh, del mattone per eh, il business andranno a diminuire e quindi eh, lo, il, lo share working aumenterà quindi le attività in coworking. Ovviamente, tutto quello che si fa a casa per fare quello che si fa a casa servono delle infrastrutture perché magari eh, se si vive in un piccolo appartamento è difficile concentrarsi e quindi eh, ecco, magari lo smart working è un po' più facile per esempio in paesi dove il numero di persone per famiglia è ridotto però ecco è importante incontrarsi ma non bisogna incontrarsi ogni volta e anche qui la possibilità di viaggiare solo per motivi importanti e quindi questo vuol dire che è meno importante essere lì di persona no, assolutamente no però saremo più critici e ci si chiederà vale davvero la pena andare a Pechino o a San Francisco per una riunione di mezza giornata e quindi ecco ci saranno nuove priorità, ci sarà una realtà mh, mixata tra realtà virtuale e quindi eh, smart working e presenza fisica per delle riunioni e quindi eh, si può discutere e raggiungere lo stesso obiettivo tramite call oppure vale davvero la pena incontrarsi e quindi ci abitueremo a lavorare in così tanti modi diversi quindi ci sarà una forza di, una forza lavoro mixata e quindi lavoratori virtuali eh, metà metà quindi il 50% dei, eh, della forza lavoro non sarà dipendente, quindi ci sarà molta più collaborazione. Ci, saranno, ci sarà una collaborazione on demand, eh, qualcosa che andrà oltre l'essere part time o l'essere freelance. Ci sarà una collaborazione nuova, un nuovo tipo di collaborare. Quindi. Il futuro del lavoro eh, ha una visione positiva e quindi, sì, si potrà collaborare col mondo intero contemporaneamente, eh, però, ovviamente, non siamo abituati a questo tipo di lavoro e quindi ritorno a quello che ho detto prima, all'adattarsi e quindi. Non bisogna necessariamente vivere dalla parte opposta del mondo per collaborare con un'azienda dalla parte opposta del mondo, però chiaramente è qualcosa a cui dobbiamo abituarci. Durante la tua presentazione hai parlato dell'importanza delle nuove tecnologie. Allora la prossima domanda è sulla rete 5G. Allora quindi, ci sarà quindi un boost, una. Una rete 5G che quindi andrà a, a diventare così, a diffondersi in maniera, a prosperare, ecco, e eh, si imporrà nelle nostre vite. Eh. Ormai la tecnologia è un po' un ticket senza internet non fai nulla ormai e ormai le persone stanno comprando maxi schermi, computer sempre più performanti e quindi la rete 5G non è che un altro step in questa direzione perché la rete 5g va a ridurre enormemente i tempi di latenza prima ho parlato di un ologramma e con la rete 5g posso mettere me stesso in cima al Vesuvio per esempio e quindi penso che la rete 5g sarà sicuramente eh, parte della nostra vita penso anche a risvolti eh, medico sanitari e quindi ci sarà un medico che può operare da Los Angeles un paziente che si trova a milano e quindi ecco dopo il rischio è non essere eccessivamente esposti non essere troppo dipendenti dalla tecnologia e quindi magari ecco non andare a preferire la realtà aumentata rispetto alla vera realtà e quindi un una confusione eh, tra eh, tra la linea della, della tra la realtà virtuale e la realtà aumentata e quindi ecco eh, utilizzare queste tecnologie solo a fini umani e eh, umanitari e non solo a fini di business, a fini speculativi e quindi ecco magari eh, non avere ogni... Camera, ogni una telecamera in ogni singolo centimetro quadrato delle nostre città. Ecco, eh, il rischio è quello di una eccessiva presenza di tecnologia, perché ovviamente l'eccesso di cose buone diventa una cosa eh, negativa. Eh, è un po' come il vino: un bicchiere di vino fa bene, troppo vino fa male. Ecco, il concetto è assolutamente questo. E quindi e anche ancora una volta eh, li, prestare attenzione a tutti questi aspetti non è semplicemente tecnologia a volontà, eh, dovremmo pensare meglio al contesto, a come disciplinare e regolamentare tutto questo. Stiamo ricevendo tantissime domande, alcune sono molto ampie e generalmente, altre sono più specifiche, mirate su un settore specifico, su un settore industriale particolare. Eh, ecco, questa è la prossima. Quale sarà il futuro dei servizi postali? Perché i nostri partecipanti, eh, quindi i nostri partecipanti rappresentano tante aziende, tanti settori e. e Può essere che questa persona, eh, anzi, sicuramente, eh, questa persona proviene dalla principale azienda postale italiana. E quindi la domanda mia a cui, a cui, che, che vado a integrare non solo sui servizi postali in generale, ma come pensi quando, pens quando ti riferisci al futuro, come analizzi. Come vai a, quindi ecco, vai a aiutare un po' queste persone a creare il loro metodo, dove cercare per trovare le loro risposte, ognuno nel suo settore. La risposta innanzitutto, allora, capire il futuro non è una scienza, almeno per me, perché ci sono tanti aspetti scientifici, sicuramente, però poi è una questione anche legata all'immaginazione. Eh, qua, pensiamo anche ad amazon pensate a quello che era amazon all'inizio e eh, eh, per lui i dati sono sempre stati importanti e poi sei mesi fa ha detto ogni decisione importante su amazon si basa su intuizione comprensione immaginazione mentre fino a due anni fa tutto era basato sui dati quindi ecco, quello che dobbiamo capire è che non è semplicemente una questione di scienza di fatti di dati. Eh, penso che state capendo ciò che voglio dire. Eh, I fatti sono una cosa, capire i fatti è un'altra cosa. Perché i fatti sono così. Il capire è. Perdonatemi cosa, nel senso. Di, eh, ci sono tante cose davanti a noi tanti dati oggettivi l'obiettivo è ora capirli interpretarli e nel 1999 ho detto che la musica non sarà più su plastica andrà online e poi c'è stato Napster e poi Spotify e quindi ora Cosa abbiamo? Di sicuro non c'è più plastica e la musica è online. Quindi ecco, dobbiamo sviluppare sensazioni, eh, intuizioni, istinto. Pensiamo anche nella consulenza, immaginazione, eh, sensazione, impressioni. Eh, trovare la magia in quello che facciamo, basandosi sui dati sicuramente. Però ecco, eh, per noi... Se sei nel settore automobilistico, eh, eh, sette anni fa uh, ho incontrato uno degli executive dei di una delle principali, se non la più grande, eh, azienda automobilistica e abbiamo parlato, mondiale. Abbiamo parlato di, ve di veicoli elettrici, di car sharing, di automobile driverless e tutti ridevano nella stanza. Eh, 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 ci dicevano, mi dicevano: No, nessuno andrà a condividere la propria macchina, tutti sono gelosi della propria macchina. Ebbene, oggi la stessa azienda eh, deve licenziare persone perché il settore è in crisi. Perché ora tutte le persone vogliono fare, non tutte, ma comunque tante persone fanno e credono nel car sharing, soprattutto nelle grandi città. Ebbene, forse avrebbero dovuto pensarci sette anni fa. Ebbene, e quindi ecco parlo chiacchiero tanto. Quindi, ecco, ascoltate, riflettete e provate ad aprire la vostra mente, uscire dagli schemi. E quindi eh, Ferrari, Lamborghini? Qual è il futuro delle automobili di lusso? Ecco, quel mondo è completamente diverso. Quindi torniamo ai servizi postali: ok? una cosa abbastanza chiara è che qualsiasi cosa che può essere inviato digitalmente, virtualmente e legalmente, prima o poi sarà inviato in maniera digitale. Ecco, magari i servizi postali potranno fare una loro attività con un'attività di certificazione, con un'attività di secure ID, quindi di una certificazione di garantire eh, l'identità. Eh, magari ecco, fare più consegne di pacchi, più spedizioni e meno di buste. In futuro andremo a stampare i nostri prodotti con le stampante 3D e quindi magari ecco. Posso magari andare in un centro di stampa, un centro stampa 3D e stampare le mie scarpe, per esempio. Ebbene, quindi i servizi postali devono ampliare. Eh, pensare a quello che è stato per la musica vent'anni fa, per esempio, e pensare a nuovi servizi. Una cosa che non ho detto prima è pensare ad ampliare il modo in cui vediamo il futuro vedendo business model di altri settori come sono cambiati perché per esempio se il mio ristorante non può essere aperto per tante persone come posso cambiare il mio business model qui a zurigo sono tanti ristoranti sono diventati campioni nella consegna di cibo a domicilio e perché c'è la possibilità di gustare cibo cucinato da chef al ristorante e, e però farlo a casa sua. Per me il futuro comunque non è scienza, è arte. Ovvio, è un mix tra arte e scienza, però ecco, è intuizione, è visione. Grazie mille, Gerd. Allora, ora un paio di domande provenienti da quindi molto ampie come respiro. La prima, guardando il passato, provo a fare una domanda riguardante il futuro. Il futuro è una domanda su fiducia e cooperazione. La seconda guerra mondiale è stata un grande shock ed è stato l'inizio di... Eh, un nuovo ordine del mondo. Questo momento ha dato vita a un mondo, a un mondo multilaterale e all'integrazione a livello europeo. Senza eh, questa Europa ci saranno rischi di, eh, nella competiz competizione geopolitica. Quindi il coronavirus potrebbe generare un nuovo rinnovamento tra un nord calvinista e un sud cattolico? Come cambiano eh, i paesi? Come cambia il mondo? Ci sono due fattori: amore, dolore. E, Così che cambia il mondo e oggi ci sono così tanti motivi per cambiare che il mondo non può che cambiare. Quindi quest'oggi è un'opportunità per noi per dire eh, pensiamo, eh sì, la, i, i soldi dati alla Grecia, eccetera, ma ora quello che conta è una cosa sola, possiamo aiutarci gli uni gli altri per costruire qualcosa di nuovo oppure andremo a distruggere, ad autodistruggersi. La Germania ora è un po' reticente, oppure pensiamo però alla Germania, a quello che è successo con la Germania dell'Est e dell'Ovest. Ora tutti devono pagare delle tasse di solidarietà, così come è avvenuto tra Germania Est e Ovest. Io sono tedesco e è chiaro comunque che ora siamo a un punto di svolta in un'epoca pre-Covid e un'epoca post-Covid. Quindi dovremmo fare uno, un balzo in avanti a livello di eh, politiche ambientali. Per esempio eh, anche i governi dovranno essere più forti e quindi dobbiamo porci una sola domanda. Possiamo uscire da questa situazione in maniera positiva insieme oppure in maniera negativa da soli? Ebbene, ecco questa è la domanda che dobbiamo. Quindi va eh, ha senso che ci sia un nord più forte, più ricco e un sud Europa che si sta disgregando? Ecco questa è la domanda. A cui io eh, non ho risposto, meglio ho la mia risposta individuale, ognuno ha la sua. Eh, penso che eh, questa al di la la Cina sta crescendo a livello di importanza e quindi ora se l'Europa vuole diventare la terza potenza mondiale in alternativa al eh, dualismo Cina Stati Uniti non può che uscire da questa situazione più forte e insieme. La prossima domanda è sui paesi emergenti. E quando pensiamo al futuro Pensiamo sempre alle società occidentali, ma come evolverà il cosiddetto eh, terzo mondo e paesi emergenti? Beh, innanzitutto non esistono neanche più, secondo me, questa definizione, sicuramente quella, non quella di terzo mondo, ma anche di paesi in via di sviluppo e o paesi emergenti. Ci sono paesi che hanno i loro tempi e i loro modi di gestire e affrontare le cose. Quindi innanzitutto qui dobbiamo identificare quelli che sono i punti di evoluzione, dobbiamo pensare a quelli che sono i punti dell'agenda, cibo, acqua, eh, sicurezza e questi paesi saranno big player e penso alla Cina. Eh, la crescita economica sarà un altro aspetto importante e un'altra cosa che è stata portata dal coronavirus eh, che ha colpito coloro che già avevano problemi e ogni paese ha la sua storia. Perché io posso, pensiamo a se io vengo colpito. Eh... Ho un sistema sanitario che gestisce la cosa in maniera diversa rispetto alla situazione in cui venisse colpito una persona in un altro paese, in un altro continente. Ecco perché ritorno al tema della solidarietà globale. Eh, per esempio. Eh, è importante dare a questi paesi eh, la possibilità di sviluppare le loro risorse, le loro risorse energetiche. E penso che eh, anche il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che dobbiamo interrompere questo modo disfunzionale di convivere male insieme. Ebbene, ecco, dobbiamo trovare un nuovo. Un nuovo approccio di solidarietà globale. Quindi, innanzitutto la regione, e poi il paese, poi il continente, poi il mondo. Ma questo ordine di grandezza non esiste più. Un'altra domanda su un settore particolare. Una domanda sul settore sanitario in un panorama in così rapida evoluzione dove eh, le uniche certezze l'unica certezza è che non abbiamo più certezze come eh, sarà applicata la digitalizzazione nel settore sanitario. Questa è una domanda molto molto ampia, quindi ecco ti chiederei di darci un paio di esempi specifici da approfondire per il futuro per intercettare diciamo, la grande trasformazione nel settore sanitario. Ebbene, quando guardiamo lo scenario, il mondo in questo momento è che il futuro del mondo sanitario, del settore sanitario è la tecnologia. Biologia e tecnologia stanno convergendo verso lo stesso punto. Tra cinque anni eh, non prenderemo una pillola eh, per eh, problemi di pressione, ma la prenderemo per prevenire problemi di pressione perché i sistemi eh, tecnologici ci avranno detto e avranno anticipato alcuni problemi quindi ci sarà una medicina preventiva che quasi prenderà il, pre il sopravvento su una medicina curativa e quindi ancora una volta tecnologia e biologia vanno a convergere creando nuove opportunità ovviamente andando a ridurre i costi del settore sanitario perché ovviamente i costi del settore sanitario sono ora Troppo alti per essere sostenibili. Quindi pensiamo a tutti i dispositivi che possono essere connessi a un cloud, e, e quindi l'80% dei medici possono accedere ai nostri dati in tempo reale. E quindi eccoci tutti saremo più al sicuro, però ovviamente ancora una volta si, tutto si basa sulla fiducia, perché è fondamentale che ci sia un sistema informatico. Degno e meritevole di fiducia, quindi, da un lato ci, eh, tutto sarà un po' tecnologia, vivremo più a lungo. Ogni anno sì, la durata di vita si allunga di tre mesi e i figli dei miei figli vi hanno un'aspettativa di vita di anni superiore alla mia. E, e quindi ecco, questa crisi non ha fatto altro che accelerare questa situazione questa crisi non è l'ultima pandemia ce ne saranno altre è un'altra cosa una cosa terribile mi dispiace per l'italia dove il numero di vittime è così alto ma pensate alla crisi precedente che abbiamo avuto il virus h1n1 c'erano e pensiamo ad altre crisi in passato quindi già abbiamo migliorato le nostre performance in ogni caso ecco penso che i governi andranno a spendere così tanto denaro nel settore sanitario proprio per evitare tutto questo e quindi la pronte per essere pronti per essere reattivi e questo implica eh, denaro implica tecnologia e tanti investimenti prossima domanda e quindi prossima domanda eh, se, su tuo speech in cui vi, hai una sensazione di eh, essere molto di essere molto oh, positivo e ora un esempio l'isola di pasqua eh, per esempio non sono stati in grado di ripartire dal cambiamento ecco non andremo e quindi l'intero pianeta Terra non sarà come l'isola di Pasqua? Ebbene, pensiamo a un anno fa, pensiamo a chi avrebbe detto un anno fa che il i nostri governi avrebbero imposto i tempi della nostra vita, quindi è difficile immaginare eh, a una situazione del genere. Questa è la domanda chiave, credete che le persone l'essere umano sia in principio in grado di fare cose buone oppure tendono a fare solo o prevalentemente cose cattive, malvagie. Ebbene questo è il punto di partenza, la prima cosa che ha detto questo ascoltatore in cui sono molto positivo. Ebbene, eh, come ci rapportiamo a ciò che ci circonda? Penso che noi, nel nostro intimo, siamo persone buone. Dobbiamo trovare soluzioni per uscirne insieme. E pensiamo a come le persone stanno già reagendo a re questa crisi e quindi dolore e amore come dicevo prima ecco non so eh, l'isola di pasqua e non conosco dettagliatamente le come eh, qual è stata qual è la storia di questa isola ovviamente sì in senso generale ma non nel dettaglio ebbene in una crisi come questa eh, i più forti rischiano di essere i perdenti e il primo ministro il premier neozelandese lei questa è una vincitrice, non quell'altra dalla parte opposta dell'Atlantico che sembra andare dritto verso la sconfitta, verso la debacle. Allora, altre domande sul futuro dell'agricoltura in particolare. Allora, la prima domanda sul futuro dell'agricoltura, quali sono secondo te i driver principali alla base del futuro dell'agricoltura? Ancora una volta, la tecnologia, il farming, l'agricoltura verticale è troppo, troppo costoso in questo momento, però le prime demo, ci, le prime simulazioni ci dicono che a volte magari c'è la possibilità di migliorare la situazione e a volte. Eh, si può tornare all'agricoltura biologica, si può pensare di tornare all'agricoltura biologica, la alla tecnologia, oppure eh, la robotica, oppure anche i laboratori, tutti quelli che stanno investendo nella, in, nell nella tecnologia, nell'agricoltura di precisione, per esempio. E ci saranno. Eh, quindi il latte eh, avrà prezzi diversi oppure anche la carne, eh, come parlavo prima della carne artificiale. Come possiamo nutrire il mondo ebbene con la tecnologia? Cambiando le nostre abitudini? Non sono vegetariano, tendo a non mangiare troppa carne, però eh, amo la carne. E quindi ecco una questione di cambiamento di abitudini. E per esempio, un anno fa. Eh, in Olanda il governo sta erogando sussidi per ridurre il numero di animali nelle aziende agricole perché anche gli allevamenti sono fonte di inquinamento. Quindi ecco sicuramente la risposta è tecnologia. E la domanda è: come andremo a nutrire una popolazione mondiale in continuo aumento? Eppure ancora una volta l'agricoltura biologica e quindi eh, già per esempio esiste anche il vino eh, bio e quindi tante opportunità dobbiamo soprattutto cambiare le nostre abitudini nei nostri, le nostre abitudini alimentari e questo è un grande argomento però ora che siamo a casa pensiamoci eh, già stiamo cambiando le nostre abitudini alimentari ora in questa fase di ehm, lockdown prossima eh, domanda eh, il futuro delle nostre città come saranno le nostre città nei prossimi anni nelle prossime decenni eh, vivremo in un'epoca di urbanizzazione anche se non dovremo lavorare essere più vicini dal punto di vista fisico perché il coronavirus ha dimostrato che non è necessario essere vicini all'ufficio perché si può lavorare stando a casa da remoto da e quindi ecco possiamo vivere anche lontano dalla città, lontano dall'ufficio. E quindi ecco l'esperienza del coronavirus andrà a cambiare il trend dell'urbanizzazione per le nostre città. Anche qui c'è un reset totale. Allora, punto di partenza, pensiamo a come siamo esseri umani: gli esseri umani vogliono relazioni, impegno, engagement ed esperienze. Non ci interessano i dati, no. sì ci interessa il denaro, però alla fine tutto ruota attorno a queste tre cose che ho detto. E quindi ci interessa gli uni degli altri e quindi le città all'inizio eh, sono nate perché c'era la possibilità per le persone di incontrarsi e poi sono diventate centri industriali. Ecco, quindi non torneremo alle città di secoli fa. Eh, e poi ecco un altro aspetto, le automobili spariranno dalle città e ovviamente ci, saranno, ci sarà meno inquinamento, ci sarà, le città saranno più vivibili e quindi le città cambieranno molto rapidamente e, perché eh, anche per esempio anche l'Italia con la storia delle città italiane ci sono tanti aspetti legati anche alla conservazione del patrimonio e quindi cercheremo di preservare maggiormente le città la vivibilità delle città e allo stesso tempo si potrà quindi anche vivere dalla parte opposta del mondo perché avremo delle piazze virtuali però ecco eh, ci sarà i rapporti umani continueranno perché è proprio questo che ci rende umani. Il boom delle città come centri del commercio, ovviamente questo era già chiaro, il declino anche prima del coronavirus, e ora la tecnologia ci aiuterà a vivere da remoto, lavorare da remoto è possibile, vivere da remoto è difficile perché eh, non si può incontrare un amico da remoto. Prossima domanda sulla collaborazione e cooperazione tra lavoratori in futuro. Eccola, ci sono esempi di successo di progetti con l'obiettivo di innovare, di innovazione portata avanti da team che lavorano a distanza. Quindi un brainstorming da distanza ha la stessa efficacia. Che tipo di tecnologia è necessaria? Effettivamente, molte aziende hanno basato e creato il loro successo grazie alla cultura, su persone che vivono e lavorano insieme per creare una community forte. Allora, com'è quindi il futuro del nostro lavoro o questo successo di questa azienda, se, se si lavorerà maggiormente in smart working? ci sono delle cose che online non vanno per niente bene perché se conosci i tuoi colleghi eh, già da prima lavorare online non è così difficile perché ormai per esempio pensiamo alle scuole ormai i compagni di classe si conoscono e lavorano bene chiaro non è la stessa cosa ma riescono a collaborare perché si conoscono e quindi piuttosto che niente riescono a eh, collaborare insieme, ma se cerchi di creare una soluzione a un problema complesso, complicato o a un problema soggetto a emozioni, sentimenti, design, allora in quel caso è meglio avere un rapporto fisico. È un po' come l'apprendimento online. Ovviamente puoi imparare, ma puoi imparare cose. Che sono più legate a una logica. Una cosa in particolare: eh, tante persone, dal punto di vista logico, possono fare effettivamente tante cose, ma le persone non sono solo logica. Eh, ricevono cose, interpretano le cose in maniera completamente diversa. E quindi penso che questo nuovo modo di collaborare non cambierà. e diciamo non siamo troppo bianco o neri. Ecco, ci, tante volte in futuro si dirà dipende. Per esempio, in tanti casi tanti eh, a livello proprio di conferenze, tanti statunitensi stanno ormai regolarmente organizzando eventi e conferenze online, ma soprattutto qui nel sud Europa eh, si ama il contatto fisico. E la Finlandia invece è diverso, dipende e quindi ognuno ha una propria cultura, una propria mentalità. La prossima domanda è piuttosto specifica eccola ha pensato a promuovere alle giuste autorità una licenza parli di una immunità medica sì immagino di sì immagino di sì questo è un argomento complicato ma Bill Gates ha già risposto a questa domanda e lui è esperto di tutto, diciamo che ora stiamo trovando una terapia, nel senso sei malato e ora, e, e poi a, e seguire una certa terapia per guarire, o quindi l'idea è, è appiattire la curva, stabilizzare la curva e poi ci sarà un vaccino e lì serviranno 12-18 mesi. Quindi avere un passaporto in cui c'è scritto sì sono immune, eh, però... Vale, potrà valere perché magari io ho un test e ho gli anticorpi oggi eh, però magari possono diminuire o la situazione può essere diversa dopo tre mesi e quindi ecco penso che serviranno due anni un paio d'anni per avere delle misure eh, con un monitoraggio affidabile una tracciatura e quindi tutta la combinazione di tutto questo ecco eh, ce lo aspettiamo tutti, però non siamo troppo negativi. Eh, quindi sì, potrebbe essere un passaporto sull'immunità europea. Il test serologico, vediamo, eh, può essere una, una misura temporanea però ecco, eh, o prende un successo enorme oppure se ci sono dei problemi andrà a disgregarsi. Allora, ancora un paio di domande per arrivare alla fine di questo webinar. Allora, la prossima domanda è sulla sostenibilità in un mondo globale. La ricostruzione della fiducia passerà anche a una maggiore prossimità parlando di sostenibilità, parlando di alimentazione la sostenibilità è legata a paradigmi economici e di solito c'era lavoro, crescita, profitto, questo PIL questi sono i paradigmi del capitalismo. C è capito chiaramente che questo non funziona più, perché ci sono così tanti altri aspetti di ciò che definiamo un'economia sostenibile. Eh, perché negli Stati Uniti c'è il eh, capitalismo corporate aziendale, mentre in Europa c'è un capitalismo più sociale, eh, in Cina c'è il capitalismo di Stato. E quindi se vogliamo essere sostenibili, qual è il sistema migliore? E negli ultimi due anni ho parlato di persone, pianeta, eh, prosperità e quindi dieci anni fa, ecco, questo è, può essere il capitalismo sostenibile. E quindi dipende da come andiamo a misurare il progresso, dipende dai criteri che adottiamo, perché come puoi essere sostenibile quando hai un unico criterio, un'unica metrica ed è il profitto? Ecco, è fondamentale cambiare le metriche di valutazione e ora questa crisi ha dimostrato che il mercato... Eh, non ha affrontato il problema nella maniera giusta e quindi ora sono gli stati che si trovano di fronte a questa situazione e i governi hanno miliardi di debito e quindi dobbiamo pensare al futuro in un modo diverso dobbiamo raggiungere quattro cose people planet purpose e prosperity persone pianeta finalità e prosperità quindi ecco dobbiamo pensare a questi 4 P in inglese. Eh, dobbiamo ora iniziare, non vogliamo più vivere un'emergenza dopo l'altra. Dobbiamo creare le basi per un mondo pronto e preparato. Prossima domanda, penultima, molto importante. Anzi, l'ultima, l'ultima domanda. Che tipo di investimenti a livello educativo devono essere fatti, dovrebbero essere fatti per le nuove generazioni? Quindi parliamo del futuro dell'educazione, dell'istruzione meglio. Ecco, quello che vediamo è un ritorno della scienza, un ritorno in auge della scienza. Le, le persone si rendono conto che la scienza è importante questo è quello che sta avvenendo e in maggioranza c'è anche un ritorno dell'umanità della gentilezza, di collaborazione di perdono, solidarietà, compassione queste sono cose, valori importanti che non sono una ricetta e non sono cose che si imparano a scuola e quindi ciò che i nostri figli devono imparare sono due cose da un lato scienza e tecnologia Chiaro, non ci piove, ma allo stesso tempo bisogna essere anche dei buoni e bravi esseri umani. Musica, etica, arte, comprensione, filosofia. Perché in futuro tante cose non saranno fatte dalla logica, ma saranno: si baseranno sulle domande, cosa vogliamo da esseri umani. Per esempio, vogliamo vivere in una società senza virus e senza patologie ma in cui per esempio tutti portano un braccialetto e sono tracciati e l'imperatore sa dove si trovano e tutti i dati personali sono in possesso dell'imperatore, ebbene 100% sicurezza, zero libertà e quindi dovremo trovare il modo per trovare l'equilibrio tra tecnologia, business da un lato e aspetti, valori umani. Quindi, questo è ciò che noi eh, dobbiamo insegnare ai nostri figli: immaginazione, creatività, design, eh, innovazione, spirito imprenditoriale. Questo è il futuro. Perché tra dieci anni il computer sarà in grado di fare qualsiasi cosa su comando vocale. Un'ultimissima domanda davvero, eh, se fosse dimostrato che il virus è sfuggito dal laboratorio di Wuhan, cosa accadrebbe? Non do molto credito a queste teorie del laboratorio di Wuhan eh, col virus che è sfuggito di mano, eh, però ecco eh, penso che tanti governi forse non Italia e Svizzera, ma tanti governi eh, che in un'ottica di una superpotenza abbiano fatto e faranno esperimenti del genere. Ripeto, io non do tanto credito a teorie del genere. E sei anni fa o dieci anni fa qualcuno ha detto, eh, ha detto, dobbiamo, ess detto dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere tutto a posto. Avere le nostre riserve, le nostre scorte e più siamo pronti e meglio andremo a sopravvivere. Non voglio però, ecco, speculare. Eh, spero comunque che siano voci infondate. Credo che siano voci infondate. Allora grazie mille Gerd per il tempo che ci hai dedicato, per aver condiviso il tuo punto di vista sul futuro, sulle grandi trasformazioni che ci aspettano nel futuro breve e a medio termine e per aver risposto a tutte le domande che abbiamo ricevuto. Chiedo ora a tutti i partecipanti di compilare il form di feedback che trovate in alto a sinistra. E prima di concludere, un'ultimissima domanda per te, Gerd. Hai detto che eh, leggi tanto per ispirarti. E allora, che libri consigli ai nostri partecipanti per riflettere sul futuro? Oltre ai tuoi, chiaramente. Il prossimo. Il, un uh, ci sono tanti libri effettivamente che eh, possono rappresentare un alt... eh, Stuart Russell, eh, professore di Barclay, eh, un libro che parla di come le macchine lavorano con... e l'interazione tra macchine e intelligenza artificiale, e, e poi un altro libro di Cristina Figueira sui cambiamenti climatici, non mi ricordo più il titolo. Ecco, leggere... E questo succede, leggi e non ti ricordi più il titolo. Eh, penso che si chiami Il mondo che vogliamo in una traduzione letterale del titolo. Comunque, ecco, un eh, riscaldamento eh, globale, cambiamenti climatici. Eh, posso pubblicare una lista in modo da, perché ora così eh, sono un po' a caso, eh, sta andando un po' a caso, ecco, quindi magari ecco, vado a preparare una lista di letture raccomandate, grazie mille, così allora l'aspettiamo, così possiamo pubblicarla e metterla a disposizione dei nostri partecipanti. Grazie mille, grazie mille Gerd, non vediamo l'ora di poterti incontrarti, di, di poterti incontrare di persona. Arrivederci, a presto, grazie a voi.